allora bentornati, intervista al Colors questa sera con Elisabetta Signetto, scrittrice. Ciao Elisabetta. Ciao, ciao a tutti. Allora, Elisabetta nasce a Ivrea, poi a 18 anni, per inseguire una sua grande passione che è la danza, e comincia a girare l'Italia. Gira l'Italia, sta via qualche anno, a 25 anni, tu correggimi se sbaglio, ok, a 25 anni torna in quelle che sono le sue terre natie, quindi a Mazzè, se non sbaglio, e incomincia a ritrovare questo contatto con quelle che sono quella che è la cultura del territorio dove è nata. Sì. Stando via per 5 anni è stato per me ritornare e riscoprirlo, anche perché poi ho iniziato a collaborare con un giornale e di conseguenza anche un po' per lavoro mi sono ritrovata a girare i vari paesi e così ho iniziato a riscoprirne la storia. In realtà mentre ero via proprio in quei 5 anni in Sardegna una persona mi aveva parlato di una leggenda che si raccontava in canavese che io non sapevo, che era quella dei Templari, e quindi sono state tutta una serie di combinazioni messe insieme che mi hanno portato a iniziare questa ricerca. E nel 2003 quindi? Ho iniziato proprio durante una visita al castello di Mazzè, veniva raccontata questa leggenda legata ad una sacerdotessa guerriera, la regina Ipa. In realtà era una storia che anche mia nonna mi raccontava quando ero bambina, così mi sono messa a cercare per capire dove nascesse, chi fosse questa sacerdotessa, se fosse comunque effettivamente pura leggenda o ci fosse invece qualcosa di tangibile ancora. E ho trovato diverse storie, sia scritte sia orali, tutte con tante varianti. Io ho cercato di riprendere quelli che erano i punti in comune e li ho messi insieme. Sicuramente lei era, secondo appunto il mito, regina di questo immenso lago, e in effetti il Canavese, subito dopo la glaciazione, quindi anche nel periodo neolitico, paleolitico, era rappresentato da un immenso lago che derivava appunto da questo ghiacciaio che via via si era ritirato verso la Valle d'Aosta e aveva lasciato il fiume, la Dora Baltea. Quindi un primo riscontro in realtà c'era, e c'era anche un altro aspetto: effettivamente il Canavese in quel periodo era abitato dai Salassi e comunque anche da popolazioni comunque di origine celtica, e questo era un altro elemento, perché effettivamente nella mitologia celtica si racconta di una regina, di una divinità che era, secondo la mitologia, la divinità della guerra, che ha delle caratteristiche estremamente simili alla leggenda di Ipa. Per esempio, nella leggenda tramandata in canavese si dice che lei aveva la facoltà di trasformarsi in corvo, proprio come questa divinità celtica. E così ho iniziato ad approfondire ulteriormente, ho ritrovato anche in alcuni scritti, ma dei racconti molto brevi, in cui c'erano altri elementi comuni. Lei a un certo punto, il motivo cambia, nel senso che in alcune versioni lei fa arrabbiare Odino. Odino è effettivamente una divinità legata a... Quindi comunque, risaliamo veramente... Sì. Fa arrabbiare Odino perché decide di trasformare questo immenso lago, di tagliare una sponda per far emergere la terra in maniera tale che le popolazioni possano finalmente disporre di nuovi terreni, perché diversamente continuavano ad essere sempre in perenne conflitto. Un'altra versione invece, dove attribuisce però poi questa decisione all'ira di Giove, per cui romano, per cui una versione secondo me successiva, perché effettivamente i romani sono poi arrivati in Canavese, l'hanno invaso, ma in un momento successivo. Lo fa invece per un amante, per punire un amante. Comunque il punto è che effettivamente, secondo questa leggenda, il lago viene tagliato, viene prosciugato ed emerge così il Canavese. Io mi sono appassionata perché ho trovato fosse appunto una fondazione, no? Insomma, una nascita, quasi come se avessimo una piccola Eneide anche noi in Canavese. E questo mito l'ho sfruttato ad arrivare fino ai giorni nostri, e in questo modo ho attraversato le varie epoche più importanti della storia del Canavese, perché nell'approfondire la mia ricerca poi ho scoperto altri elementi interessanti, sempre rimanendo in ambito dei Celti, visto che comunque è evidente che questa tradizione nasce da loro. In Canavese c'era un antico villaggio che era chiamato Knappe, si trovava sulle valli dove adesso c'è il Gran Paradiso, comunque le valli Orcosoana, Valle Sacra e anche la Val Chiusella,
e in celtico significava estrarre, scavare. In effetti ancora oggi, ma fino al Novecento, al secolo scorso, tutta quell'area delle valli è stata molto sfruttata per estrarre minerali. E quindi anche lì c'era un altro riscontro, per cui evidentemente già all'epoca erano qua e sfruttavano il territorio nello stesso modo in cui è stato fatto fino al secolo scorso. Ma secondo le tue ricerche, quale potrebbe essere effettivamente una delle versioni, cioè tra le tante versioni, quella più veritiera, quella che si avvicina di più a una leggenda reale, chiamiamola così? Ma io credo che ci sia stata questa influenza, Ipa, questa sacerdotessa guerriera, molto probabilmente appunto si rifà alla mitologia celtica e per quelle popolazioni comunque che erano politeiste, pagane, proprio per come erano strutturate, per cui anche la donna all'interno della società, pensiamo ai druidi, ma anche esisteva anche l'aspetto femminile, cioè non erano società maschiliste. Evidentemente proprio Mazzè, perché queste sono poi delle ricerche che sono state fatte ulteriormente, l'antica Mattiacca nasceva proprio su un altro villaggio celtico dove evidentemente veniva venerata questa divinità, per cui la sacerdotessa incarnava, si ispirava a questa divinità evidentemente legata. Poi i Celti avevano un rapporto particolare con la natura. Sì. Infatti proprio Mazzè hanno trovato anche una stele che poi adesso è comunque esposta, per cui molto probabilmente in tutto il canavese c'erano questi villaggi, questi insediamenti, e si rifacevano appunto a questa divinità, veneravano questa divinità. È un legame molto particolare che ho scoperto con l'Irlanda, da cui arriva comunque le prime invasioni, regina Mov. Ha delle analogie anche con questa leggenda. Sì, per cui c'è sicuramente stato un forte legame di culture che si è tramandato ancora oggi. Secondo uno studioso proprio di Mazzè, che ha approfondito questa ricerca di Ipa, infatti l'ha chiamata Ipa Morrigan, legandola proprio appunto alla Morrigan dei Salassi, quindi dei Celti, evidentemente era poi, lui l'ha trasformata col passare del tempo in Morgana. Ah, la famosa! Sì, che ovviamente questa poi viene ripresa successivamente, quindi andando avanti, perché comunque è evidente una matrice che sia rimasta nel tempo, e per cui piano piano ovviamente veniva, cioè la stessa matrice veniva poi cambiata, però poi il punto, la radice è sempre la stessa. E tutto questo, diciamolo, che a un certo punto ti porta, perché io ovviamente andrei poi a parlare di quello che è il prodotto di tutto questo sforzo. Nel 2007 facciamo anche vedere, voilà, il graphic novel, che è la forma con cui si è deciso insieme all'editore di raccontare questa storia. Aldo Lazzaretti, il tuo editore, Storia e mito del canavese, sono due volumi. Il primo che arriva fino al Medioevo e parla anche della figura di Arduino, per il quale in un altro anno ci sarà il millenario dalla morte, che è un'altra figura molto particolare. Che tra l'altro, se non sbaglio, è l'unico personaggio realmente esistito all'interno di questa graphic novel. Sì, ce ne sono svariati, o comunque li ho utilizzati per introdurre delle epoche, però sì, diciamo rispetto a lui è quello al quale ho dato maggior spazio, anche perché lo stesso Arduino resta tra mito e storia. E ricordiamo anche che i disegni sono di Chiara Pedrini. È stata bravissima. No, infatti lo farei, se posso, anche vedere, perché all'interno è di una bellezza, riprende molto quella che è l'atmosfera. Sì, è stata bravissima a caratterizzare sia i personaggi e... Di cosa parla proprio? Cioè la storia? Partendo, come due. Detto, da Ipa si attraversano le epoche più importanti, quindi come dicevo, passato la parte legata al Neolitico e al periodo Paleolitico, si arriva all'invasione romana, perché in canavese, basta pensare all'antica Eporedia, all'attuale Ivrea, è di fondazione romana. Poi, come dicevamo, il Medioevo con Curtis Canava, che era sempre questo villaggio di cui parlavo prima, Knappe, è quello che poi ha dato origine a Curtis Canava nel momento in cui sono arrivati i Romani, hanno invaso l'intero territorio, ed è l'attuale Quernier.
perché mi sono divertita nel graphic novel a ricostruire insomma i nomi, partendo dai primi, quindi in latino, fino ad arrivare a come vengono chiamati oggi i paesi. Quindi il contesto reale, la storia è fantastica? Sì, 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 diciamo così. Da un certo punto di vista. E la seconda parte invece riprende da un'altra leggenda, che poi proprio leggenda non è, però è, diciamo, che rimane avvolta, che sono i Templari, perché anche in Canavese c'è stata a San Giacomo di Ruspaglia, che è una chiesetta che c'è ancora oggi, si trova tra San Giorgio e San Giusto Canavese, era stata in origine fondata proprio dai Cavalieri Templari e poi successivamente donata all'Ordine dei Cavalieri di Malta. E anche, diciamo, in quel contesto c'è un po' di mistero. Beh, una funzione didattica anche di questo. Certo, io spero, infatti, attraverso anche la forma che abbiamo dato, quello del graphic novel, di appassionare o comunque di condividere quello che ho appreso io e mi ha appassionata con i ragazzi, proprio perché studiando, imparando a conoscere il proprio territorio, la storia, è un modo per poi anche apprezzarlo, comunque viverlo diversamente, non solo come un luogo da sfruttare ma anche da valorizzare. C'è un altro particolare che a me è piaciuto molto riscoprendo la storia del Canavese, che è il Debello Canepiciano, che riguarda 50 anni di lotte. E la cosa particolarissima è il tuchinaggio. Il tuchinaggio deriva dai ribelli, così erano chiamati il rappresentanti del popolo che erano insorti. E ho trovato molto singolare il motto, che era tutti in uno. Simile, mi veniva in mente quello di Mosca Tutti per Uno. Però in questo caso ancora, per tutti, tutti per uno. In questo caso, secondo me, è ancora più profondo, perché è tutti in uno. Ed è così che effettivamente sono poi riusciti a scacciare, insomma, ad ottenere poi dei diritti dai nobili. C'è anche una versione inglese, c'è anche una versione inglese, adesso io ne parlerei poi magari un'altra volta se ci vieni di nuovo a trovare, perché volentieri. È veramente interessante. Purtroppo il nostro tempo questa sera è terminato, lo ricordo, storia e mito del Canavese, Elisabetta Signeto. Grazie mille di essere stata con noi, Elisabetta. Grazie a voi di avermi ospitata. Ciao.